Bentornati ragazzi, quella di Footy della Channel e siamo qui con l'ottavo episodio del nostro The Nets Skiller. Siamo qui con due nuovi skiller, ovvero Musonda e Andrea D'Alessandro. Due skiller molto molto interessanti, uno c'è già da qualche anno, l'altro è appena un nuovo entrato per i Five Star Skiller, visto che l'anno scorso era addirittura un bronzo, quest'anno è un oro veramente bugato, come piace a noi. E poi ho messo intorno questa squadra veramente abbastanza overpower, perché abbiamo Suarez, in poche parole, e Inaki Williams, soprattutto Suarez. L'ho utilizzato perché comunque è un oro, quindi rientra nelle regole. Abbiamo 5 power up da poter utilizzare, sono Suarez, Inaki Williams, Iniesta, Abraham e Casco, per dare intesa a Andrea D'Alessandro. Gli altri sono argento, sono comunque argento molto interessanti, tutto questo valente 91 di velocità e questo dunk molto fisico che mi serve per metterlo lì davanti alla difesa. Mentre la skill dell'episodio è Lococio Sombrero, anche questa è una nuova skill, si fa semplicemente stando fermi e fliccando, anzi tenendo su la levetta analogica destra verso avanti, verso dove volete fare questo sombrero, che non è altro che il giocatore che si alza la palla abbastanza in alto. Si fa stando fermi, speriamo di farla in almeno una di queste due partite che faremo proprio adesso. Ecco qua il nostro avversario, guardiamo un pochino che squadra ha. Ha una spagnola con Kamenif in porta, comunque arriva a 100 d'intesa, Iniesta, Koke, Nolito, Inaki Williams, anche lui. Buono qui la palla per Suarez, che la tiene, incredibile. Suarez per Iniesta, ancora per Suarez. Prova la botta Suarez, deviata in calcio d'angolo. Buono qui la palla recuperata da Musonda. Musonda per Suarez. Suarez se ne va con un ball roll, ancora un altro ball roll. Suarez rientra. Per lo skill goal non ce la faccia, il calcio d'angolo però. Se ne Iniesta, Iniesta contro l'avversario. Palla dietro per Musonda. Musonda. Musonda non riesce a fare la skill. Sto cercando troppe le skill, non trovo il gol, ma perché non tiro. Arrivo davanti alla porta e non tiro perché devo fare le skill. Finisce il primo tempo sullo 0-0, però nel secondo tempo voglio fare almeno un gol. Poi iniziare a skillare duro. Buona qui la palla per Iniesta. Iniesta rientra dentro, c'è il rigore. Grande André, Don André Iniesta si guadagna un bel rigore, che ce lo battiamo subito. Il nostro Luisito Suarez, non vogliamo sbagliare. Dai Luis, dai Luis. Suarez la piazza accanto al portiere, non la prende. 1-0 al 53esimo, Luisito Suarez. Charlie, facciamogli vedere com'è Lococio Sombrero. Grande Charlie, se ne va con Lococio Sombrero. Passaggio per D'Alessandro. D'Alessandro rientra con la spin. Il tiro a giro, no. Volevo questo gol, lo volevo con tutto il mio cuore. Mamma mia, Iniesta. Iniesta, cosa ha fatto lì? Cosa ha fatto Iniesta? Entra, entra. Sì, entrata. Quindi c'è lo skill goal. Perché comunque non è una respinta, visto che la palla sarebbe entrata comunque. Lo prendiamo come skill goal, ragazzi, questo. Grandissima azione di Iniesta e anche di sconnessione. Quindi ce lo prendiamo più che volentieri questo skill goal, se no avremmo avuto solo i due power up per la vittoria. Così ne abbiamo 3. Ecco qua il secondo avversario, vediamo un pochino. Ha una bellissima squadra con Lacazette, Modest in attacco, Draxler, Renato Sanchez, Kira Vogi, Matuidi. Insomma, veramente una bella squadra. Sarà dura, anche perché il modulo è uno di quelli veramente ostici, uno di quelli che usano maggiormente nel competitive. Quindi se questo è uno che gioca nel competitive, siamo messi male, le skill non gliele facciamo. Musonda per D'Alessandro. D'Alessandro, mamma mia, si prende il gioco di l'avversario. Ancora D'Alessandro, ancora D'Alessandro. Cosa vorrà fare D'Alessandro? No, non è rigore, è assurdo. Grazie Ciccio, e qui c'è un fallo. No, dai ragazzi, questo mi ha falciato da dietro, mi ha fatto anche male al giocatore e non è fallo. E sulla ripartenza naturalmente c'è il suo gol. Ah no, meno male. Dai Musonda per Suarez. Questo fa falciate da dietro e non so come faccia a prendere la palla. Da Alessandro aspetta il movimento di Musonda. Musonda rientra benissimo. Ancora per Suarez. Suarezito, Suarezito, Suarezito per lo skill goal. No, perché tirato alto Suarezito. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0 con il mio avversario che ha fatto 13 contrasti tutti in scivolata. E non ha preso nemmeno una munizione. Io non so come abbia fatto. Va bene. Comunque, andiamo al secondo tempo. Palla lui per Suarez. Lì c'è un altro fallo incredibile. Assurdo.
Non me ne fischia uno. Luisito Suarez ancora fallo. Ma questi dovrebbero essere tutti espulsi. Taglie Suarez, la botta incredibile, troppo alto. Palla nel mezzo per Suarezito. Incredibile, incredibile Suarezito, si gira bene il tiro. Sì, dai, prendiamo un Messi gol, perché questo qui mi sta falciando la vita. Lo prendiamo un Messi gol al 75esimo. Luis Suarez, siamo a 4 power up. Buona. Vai Suarez di prima per Musonda. Dai Charlie. Charlie rientra alla grande. Charlie, ma dove ha tirato? Attenzione a Luis Suarez. Prova la botta eccezionale. Luis Suarez, non c'è spazio. Lo chiudiamo, ripartiamo. Questo sta scivolando a manetta. Dai, e magari esce anche col portiere. Si esce col portiere. Musonda per lo skill goal. No, ho sbagliato, pigiato X. Finisce qua la partita. Ci siamo mangiati uno skill goal incredibile. Lì potevo fare un fancy shot, qualsiasi cosa. Sarebbe stato uno skill goal, invece sono un cretino. Me lo sono mangiato. E quindi ce ne andiamo con solo 6 power up per il prossimo episodio, che non sono comunque pochi. Diciamo che abbiamo avuto un po' di sfortuna stavolta, perché le occasioni per skillare ce ne sono state. La prima partita purtroppo c'è stato un rage quit abbastanza precoce, intorno al 60esimo, però non è che ne potevo rigiocare un'altra intera. E poi questa qui, diciamo che questo ha avuto molta fortuna, perché come potete vedere ho fatto tantissimi contrasti, 24 contrasti in una partita sono tantissimi. Solo 3 falli ho riuscito a fare, non so come, ho preso sempre palle, quindi diciamo ho avuto abbastanza fortuna. Nel prossimo episodio andremo a sbloccare altre skill che, se non sbaglio, sono Bolasi e Carrillo, quindi diciamo non Carrillo, scusate, Mati Fernandez, quindi di nuovo un esterno sinistro e un centrocampista centrale o centrocampista offensivo. Vediamo un pochino in quale formazione metterlo. In questo episodio volevo utilizzare 4-3-2-1, sia per utilizzare Suarez, sia perché è un modulo che mi piace molto e per, diciamo, avere più sicurezza. Infatti diciamo che la sicurezza per le due vittorie ce l'abbiamo avuta abbastanza, però è arrivato solo un paio di, sono arrivato un paio di skill goal, niente di più. Questa volta siamo riusciti a inserire la skill dell'episodio, che è stata lo Cuocia Sombrero, però non in uno skill goal, ma in una skill che non è, si è poi conclusa a rete. Diciamo che però l'avete vista almeno in game. Ho provato altre volte a farlo, ma comunque anche trovare la direzione giusta non è semplice, e soprattutto fermarsi senza che ti arrivi l'avversario addosso non è semplice. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Arriviamo a 30 mi piace se vogliamo vedere anche il prossimo next skill la prossima settimana. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.